entrare in questo nuovo e scintillante video. Oggi sono qua per parlarvi di un'auto iconica che ha fatto scuola, una Porsche in edizione limitata prodotta dal 2003 al 2006 in soli 1270 esemplari. Da questi dati potete sicuramente aver inteso, ovvero la Porsche Carrera GT. Il design di questa macchina è iconico, io lo descrivo sempre come una 911 allungata cabrio, perché sì, il frontale è molto simile alla 911 di quegli anni. Il posteriore è invece molto semplice, diverso dalla 911 perché ospita il mitico V8 5.7 da 612 cavalli, che può raggiungere la velocità massima di 630 km/h. E poi ci sono i fari messi in quella posizione e anche gli scarichi messi al punto giusto. Vedete le immagini qua in sovrimpressione. Gli interni di questa macchina invece non sono i classici della 911, tranne qualche dettaglio, come per esempio tutta la strumentazione che sono i classici 6 indicatori circolari presi dalla 911 di quegli anni, anche il volante uguale, però il tunnel centrale è diverso perché è hanno messo il tunnel centrale, cosa che oggi nelle 911 e in tutte le altre Porsche è scontata, che aveva su questo tunnel tutti i comandi dell'assetto, degli scarichi, della climatizzazione e poi la leva del cambio manuale a 5 rapporti. Ovviamente due sedili, poi ovviamente tutto l'abitacolo in pelle e materiali, diciamo, ricercati. Il prezzo di questa macchina non è per tutti, non lo era per tutti anche quando è uscita, perché comunque è un'edizione limitata. Quindi il prezzo parte da 800.000 euro e arriva a 1,5 milioni di euro, dipende da come è l'esemplare, dal libretto di manutenzione e da tutti gli altri accessori che ha la macchina in configurazione. Quindi che dire, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella di notifiche, iscrivetevi anche alla mia pagina Instagram, in quella su questa introduzione, e quindi che dire, ciao ciao!